Sindaco, le immagini che abbiamo visto ci hanno già introdotto in un meraviglioso museo delle statue Menhir di Laconi. Siete arrivati come comune ad un importante traguardo, alla valorizzazione di questo storico edificio. Sì, ritengo che sia un traguardo molto importante non solo per Laconi ma per il territorio delle zone interne e di tutta la Sardegna. Questo palazzo era la reggia dei signori di Laconi, i marchesi Aymeric. E noi lo abbiamo acquistato, ristrutturato secondo quanto prevedeva il Ministero dei Beni Culturali attraverso le soprintendenze per utilizzarlo come museo della statuaria preistorica in Sardegna. Ci hanno detto nel mondo universitario, nelle soprintendenze, docenti che sono arrivati da diversi paesi d'Europa recentemente a un nostro convegno, che uno dei cinque luoghi più importanti come museo che esistono sia in Europa che nel Mediterraneo. Ma ripercorriamo brevemente la storia di questa storica struttura. Facciamo un salto indietro nel tempo, nel 1800 un grande architetto che si chiamava Gaetano Cima ha messo la propria mano per valorizzare questa opera, quindi un primato presente a Laconi. Sì, assolutamente, un altro pezzo direi unico nel suo genere in Sardegna ed è quello di una presenza forte di Gaetano Cima, questo storico architetto che attorno al 1850 aveva realizzato questo progetto per i signori di Laconi, i marchesi Aymeric. E poi non si era fermato a questo, aveva anche realizzato un progetto del primo giardino all'italiana nell'isola di Sardegna, che è il giardino Aymeric. Un altro progetto ancora riguarda la facciata del comune che è di fronte a questo palazzo, realizzata sempre da Gaetano Cima. Insomma, un'impronta forte dell'architetto presente nel comune di Laconi, quindi era a distanza in questo paese. Sì, Cima era presente a Cagliari nei tanti progetti che ha realizzato in diverse parti della Sardegna, ma era particolarmente legato alla famiglia Aymeric. Questo ci ha dato la possibilità di iniziare una importante relazione con le università di Cagliari, ma soprattutto con l'Università di Torino nella facoltà di architettura, dove pensiamo di promuovere una iniziativa importante di livello regionale, ma forse anche nazionale, su Gaetano Cima, a Laconi. Da primo cittadino ci consentirebbe, soprattutto a quanti ci seguono, di visitare questo edificio. Potrebbe farci strada. Certo, con piacere. Vediamo già che ad accoglierci sono delle vecchie strutture, vecchie in senso lato perché sono freschissime di restauro. Sì, un restauro ovviamente fatto in adattamento a una struttura museale. Il restauro non era finalizzato a farci riabitare la famiglia Aymeric magari del secolo scorso o di 50 anni fa. Un restauro che si presta ad avere un museo a normativa europea e dunque con tutti gli aggiustamenti che si sono resi necessari. Però la struttura portante dell'edificio ha conservato le sue antiche vestigia. Qui abbiamo nella prima sala un'esposizione dei Menhir. Ecco, questo che vediamo qui davanti è un protoantropomorfo, uno dei più antichi, e non ha, come si vede, istoriazioni, per cui si chiama Menhir. Gli altri invece sono statue Menhir perché presentano delle istoriazioni, delle raffigurazioni. E diciamo chiaramente agli amici che ci seguono che questi Menhir superano, mi corregga se sbaglio, 5.000 anni di storia. Dal 3004 al 3007 avanti Cristo, cioè si tratta di una storia straordinaria. Voi immaginate che la storia del periodo nuragico possiamo all'ingrosso datarla 1000-2000 avanti Cristo, poi 900-1008, però questi addirittura risalgono a 5400-5700 anni fa. Voi immaginatevi cosa ha prodotto la Sardegna in termini di civiltà pre-nuragica, precedente al nuragico circa 5-6000 anni fa. È una civiltà straordinaria che noi abbiamo avuto la fortuna di poter inaugurare come Laconi, perché la prima statua Menhir ritrovata, Generale 1, questa che abbiamo qui di fronte,
è stata scoperta dal professor Enrico Azzeni nel 1969. Qui le ricerche e lo studio sui menhir, la valorizzazione dei menhir a partire dall'ex museo che era nella parte bassa del Palazzo Comunale, poi qualche anno fa portati qui nel Palazzo Ari, sono stati estremamente importanti e valorizzati. Noi abbiamo questa primogenitura dei menhir e abbiamo però le diverse amministrazioni che si sono succedute avuto questa capacità di valorizzarli al massimo confrontandoci a livello europeo, mediterraneo e mondiale. L'archeologo Giovanni Liliu, che ha lavorato per lunghi anni con l'archeologo Enrico Azzeni, autore di grandi scoperte anche nel territorio di Laconi, parlava spesso di potenza animica, esattamente di spiriti che dall'alto andavano nel terreno a pigliarsi, si dice così, i morti per poi portarli nel cosiddetto regno degli inferi e quindi nell'oltretomba. Sono celebri le parole di Giovanni Liliu, che sembra quasi di rileggere osservando pietra su pietra queste straordinarie incisioni, ma vere e proprie sculture. Sì, ci dicono gli archeologi che questa civiltà non ha lasciato scritture, per cui si va con la scienza archeologica all'interpretazione dei segni che ci hanno lasciato. In realtà il menhir rappresenta la trasposizione dell'uomo nel menhir stesso, l'uomo che cerca di rappresentare se stesso, ma poi va anche oltre, cioè la divinizzazione degli avi, dei capi, sicché questi possiamo definirli gli dei di pietra, come anche in maniera semplice si spiega ai bambini e ai ragazzi quando vengono a visitare il museo. E attraverso queste raffigurazioni, per esempio prendiamo questa o quest'altra, qui vediamo una rappresentazione dell'uomo nello schema facciale a T, dove ci sono le sopracciglia allungate e anche il naso, mai la bocca. Però sotto c'è una rappresentazione, in questo caso a tridente, ma ci sono anche le cosiddette rappresentazioni a candelabro, che rappresentano un capovolto, cioè l'uomo a testa in giù, a volte con gli arti superiori soltanto, a volte anche con gli arti inferiori, che precipita nel mondo degli inferi. Cosa vuol dire questo? Che la tesi più accreditata tra gli archeologi nella scienza archeologica è quella che l'uomo cerca di rappresentare se stesso e di divinizzare i suoi avi e i suoi capi, però poi, e dunque rappresenta la vita, la forza, ma con il capovolto si rappresenta anche la conclusione della vita stessa, il passaggio nell'aldilà, dunque la vita e la morte. Già qui ricaviamo l'ideologia, il modo di pensare di quella civiltà sulla propria vita terrena e anche in rapporto, diciamo, all'aldilà. Una ideologia molto completa, si dovrebbe dire oggi, no? Ed in tal senso, amici, un grande mistero sul quale è stato già gettato un grande fascio di luce che voi potrete ripercorrere qui nel Museo di Laconi. Quindi vi invitiamo a farci un salto e fateci un salto molto presto perché ci saranno importanti novità. Sì, noi abbiamo anche realizzato recentemente un convegno che ha coinvolto degli studiosi della materia e di questo fenomeno delle civiltà prenuragiche, del megalitismo, come lo abbiamo chiamato, di Spagna, Portogallo, Francia, sia la Francia continentale che la Corsica, ma con l'impegno che il Comune di Laconi, la provincia di Oristano, la Regione, le due soprintendenze, le due università sarde, che qui erano rappresentate al massimo livello, siamo rimasti tutti d'accordo, poi con gli incontri anche con la giunta regionale, con l'assessore al turismo, poi anche con la presidenza del consiglio regionale per avere i patrocini, ecco, tutti d'accordo per promuovere il prossimo anno il primo congresso europeo sul megalitismo che si dovrà tenere a Laconi, ma forse anche in altri paesi, sicuramente la presentazione a Cagliari. Però noi possiamo dire che qui a Laconi abbiamo dato un forte contributo alla valorizzazione, alla ricerca su queste grandi civiltà, ad una promozione di turismo culturale di altissimo livello, di livello europeo e internazionale, però riteniamo che questo non possa fermarci a Laconi, è un contributo che noi diamo a tutta la Sardegna, perché questo pezzo di storia e di turismo culturale venga
valorizzato per attirare qui i numerosi turisti, tra l'altro in aumento su quella quota di turismo culturale che oggi va ancora per la maggiore e tira nel mondo. Grazie, grazie per averci ospitato e auguroni anche a voi. Grazie a voi. Lacconi, così per caso, arrivarci così davanti a questa terrazzata meravigliosa, classico, diciamo così, panorama mozzafiato. Tant'è vero che ci troviamo qui, possiamo definirlo il castello o la casa, l'abitazione? Palazzo. Il palazzo degli Heimerich, che furono di settecentesca memoria. Sono qui con padre Fabrizio, perché insomma l'attrazione di Lacconi, se di attrazione si può parlare con rispetto parlando, non è proprio il palazzo. Prima di tutto avviene il piccolo, gigantesco Sant'Ignazio. La vicinanza alla fede, un parroco giovanissimo, ricordiamo 34 anni, come è arrivato questa botta in tempi così vacui per l'umanesimo? Sono cresciuto in un quartiere di Cagliari e un sacerdote ha ispirato i miei primi passi verso la religione, verso la fede, e successivamente ho iniziato a leggere, come è rimasta come passione la lettura, ho iniziato a leggere diversi libri, tra cui Promessi Sposi, Biografia di San Francesco, e attraverso questa letteratura sono rimasto colpito appunto dall'ideale francescano, e ancora di più ho scoperto che in Sardegna c'è una letteratura francescana di non poco conto, perché è profondamente radicata nel cuore della gente, quindi Sant'Ignazio e il Beato Nicola in modo particolare. Per cui col passare del tempo già stavo maturando l'ideale di diventare sacerdote di Cristo. Successivamente ho capito che sì, sacerdote, ma attraverso la via francescana, cappuccina, poiché spesso francescanesimo in Sardegna vuol dire cappuccino. Letture di conversione, diciamo così, perché insomma tra Don Rodrigo, bravo, Promessi Sposi, via dicendo, i nominati vari, e poi le letture di terzo di capitolo dei Promessi Sposi, la figura di Fra Cristoforo, e poi appunto biografie di San Francesco che mi hanno illuminato, nel senso facendomi riscoprire il senso della vita, che è appunto Gesù attraverso le orme di Francesco d'Assisi. Ecco, padre Fabrizio, a me sembra di capire che c'è questo alone di mistero legato al francescanesimo cappuccino di Sant'Ignazio da Lacconi, che parte da San Niccolò, tanto per incominciare a ricordare ai nostri amici telespettatori che prima di Sant'Ignazio ci fu San Niccolò da San Veromilis. Chi va, come me, ogni 11 di maggio, giusto, non vorrei sbagliarmi, ad accompagnare l'anziana madre, ecco, se lo vede proprio davanti. Poi dopo, generazione per generazione, un frate in odore di santità c'è sempre stato. Il Signore ha voluto scegliere la semplicità di queste persone per poter trasmettere se stesso al cuore della gente, per poter arrivare là dove c'è molta semplicità e anche molta sofferenza, oserei dire, perché veramente Ignazio da Lacconi in particolare, con Nicola da Gesturi e Nazareno da Pula, hanno toccato molto in profondità le piaghe del popolo sardo. E d'altronde essere francescani, come diceva Francesco d'Assisi, vuol dire piangere con chi piange, sorridere con chi sorride. Quindi stare a fianco alla gente in qualsiasi momento della loro vita, senza grandi trattati, senza grandi teoremi, ma proprio con la vicinanza umana. Ecco, però, padre, insomma, dalla veneranda età di 34 anni, posso permettermi, per te deve essere un privilegio incredibile essere nella città natale di Sant'Ignazio, un pochino, magari a Cagliari sono come se fossero in Vaticano, tu però sei ad Avignone minimo. Sei ben contento di questo incarico? Effettivamente Lacconi è un luogo di privilegio per tantissimi motivi, perché Lacconi già al tempo dei Romani era un luogo di confine e quindi anche di passaggio di tante persone. Quindi, essendo un luogo di passaggio, è un luogo di incontro. E per un francescano un luogo di incontro è sempre un luogo privilegiato, perché noi nasciamo nella storia della religione come ordine religioso che va incontro alla gente. E ancora di più come popolo cappuccino, perché
il cappuccino è il frate che è questua, cioè che va incontro alla gente per chiedere l'elemosina. E per cui tutte le piazze, tutti i luoghi, crocevia, sono luoghi privilegiati per i cappuccini. Per me che ho 34 anni, la mia è una storia di privilegi, nel senso che il Signore mi coccola in tutte le sue iniziative nella mia vita, nei miei confronti. Per cui non ho che da ringraziare per ogni giorno della mia vita, dal momento in cui il Signore ha bussato alla porta del mio cuore. Questo non vuol dire che non ci sono state, non ci sono difficoltà legate alla mia persona umana o al mio rapporto di fede, anzi, tutt'altro. Ma proprio perché è una vita vera, vissuta nella carne, che posso ringraziare e lodare il Signore, perché, come dice San Paolo in una sua lettera, questa vita che io vivo nella carne la vivo nel Figlio di Dio, che ha dato la vita per me. Padre, nel ringraziarti e poi in chiusura, veramente, anche perché Padre Fabrizio ha una funzione da qui a pochi minuti, volevo farti un'ultima domanda. Il pensiero che preferisci, che più ti sta a cuore, di Sant'Ignazio, e poi un consiglio per pregare, un consiglio ai giovani per pregare meglio possibile, un consiglio ovviamente da giovane a giovane. Un pensiero legato a Sant'Ignazio è proprio quello di una religiosità e di una fede vissuta nell'incontro con chiunque, senza pregiudizi, andare veramente dove il Signore ti porta, pensando che il Signore può aprire, come si suol dire in italiano, scrivere dritto nelle righe storte, per cui chiunque può essere oggetto dell'amore di Dio, e questo Sant'Ignazio l'aveva capito molto bene. Mentre per quanto riguarda la preghiera, il pensiero che mi piacerebbe rivolgere a tutti i giovani, se ce ne fosse mai qualcuno che stia guardando, è quello di guardare dentro il proprio cuore, perché è lì il Signore, no? Come dice Gesù nel Vangelo, se vuoi pregare, chiuditi nella tua stanza e rivolgiti al Padre tuo nel segreto. Il Signore è dentro il nostro cuore prima di tutto. Non è soltanto nei grandi santuari, nei grandi luoghi di pellegrinaggio, ma è prima di tutto dentro il nostro cuore. Grazie Padre. A te.